Nude o quasi nude, nella piscina riscaldata di un college inglese, un posto chic, dove le ragazze nuotano, studiano, leggono, fanno tante cose piacevoli, nude o vestite secondo i momenti. Comunque, a labbra nude, a occhio nudo. Sono tante, carine, alcune vivaci, intraprendenti, altre romantiche. C'è l'istitutrice e qualcun altro. E qualcos'altro. Nude si muore quando l'assassino può scegliere a suo agio le vittime, quando può agire al sicuro, quando c'è morte invece di amore. Quei passi scoprono un mondo di angosce insidiose e segrete, e l'ombra della notte nasconde il terrore. La bellezza è un'esca terribile. Non sono pazza! Ho detto basta! Te lo giuro! Nude si muore in una delirante vertigine sommersa, nella corsa di un incubo disperato. In un precipizio senza vita. Colpirà ancora? Perché? Quando? E dove? E perché? 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 Perché nude si muore. Una suspense che stringe il cuore in una morsa, che stimola i sensi, che violenta il cervello, lo domina, lo conquista. Nude si muore. Un'agghiacciante indagine sui raffinati supplizi di donne insoddisfatte, sui più tenebrosi misteri della psiche umana, in un ambiente dove morte e peccato si stringono in un mostruoso amplesso.